Guarda, innanzitutto la ringrazio, poi è stata un'emozione unica, più che battere il record, che storico, anche perché per me Mennea rimane comunque un mito e il più grande atleta italiano di tutti i tempi. È stato bello condividere la gioia di aver abbattuto il muro dei 10 con la, di 10 secondi con la mia famiglia e mio fratello e tutto il mio staff che era venuto fino a Madrid a seguirmi. È stata una sorpresa o era un tempo che ti sentivi? Era un tempo che sognavo da anni e una sorpresa no, perché comunque già nelle gare precedenti mi ero avvicinato molto. Però non me lo aspettavo, cioè comunque qualcosa che ancora adesso non riesco bene a realizzare. Adesso non mi dirai che stai puntando anche al record dei 200? No, quello è impossibile, quello lì è fuori portata di sicuro. No, adesso sono concentrato su Madrid, su Berlino, gli europei ad agosto, e quello rimane l'obiettivo della stagione e quindi rimango concentrato su quello. Ha fatto il terzo tempo assoluto quest'anno in Europa, quindi per gli europei qual è il traguardo che ti poni? L'obiettivo a inizio anno era quello della finale, quindi rimane quello. Poi in finale 100 metri sono belli perché può succedere qualsiasi cosa, quindi aspettiamo agosto. Ti sei fatto un bel regalo di compleanno in ritardo? Esatto, sì. Adesso la festa dalla settimana scorsa l'avevo posticipata questa sera. I miei amici sono venuti a prendermi e adesso andiamo a mangiare qualcosa e poi da domani si ritorna a lavorare pensando ad agosto. Senti, potrebbe essere un'estate in cui si parla solo di atletica e niente calcio, quindi a questo punto sei l'eroe un po' dell'estate. Beh, purtroppo non possiamo parlare di calcio, da grande tifoso sono molto dispiaciuto, però per l'atletica sarei molto contento se si parlasse un po' più di questo magnifico sport. Ti aspettavi così tanta gente, gli applausi? No, sinceramente no, non è stata una sorpresa, anche perché pensavo venisse solamente mio cugino con mia cugina a prendermi, invece sono venuti anche i miei amici e mi hanno fatto una bella sorpresa.